Hello, hello, my lady. Hello, breakfast. May I buy you again? Bello posto però, infatti facciamo tutti degli indizi per vedere se la gente piano piano capisce dove ci troviamo. Cosa dici? Tu cosa dici, Rinaldo? Ma io penso che adesso con le prossime inquadrature dovrebbe cominciare a capire abbastanza bene dove siamo. Questa è una chiesa che si vede da quasi tutto il territorio da cui siamo, quindi credo che sarà conosciuta a molti. Guardate un attimo che cosa si vede, come al solito da qui Messere sì, si domina la valle. Sì, è proprio un poggio meraviglioso e qui siamo praticamente, avremmo potuto vedere da Carasco fino alla Serra, siamo in Valle Fontana Buona. E quello che Lorenzo credo vi stia inquadrando in questo momento è il percorso del fiume, no Lori, che mi hai detto che ha cambiato corso? In alcuni pezzi sì, con la recente alluvione a novembre. E quindi architetto mi pare di poter dire che lavorano per riportarlo nella sua sede originale. Ma sì, credo che la provincia anche a seguito del piano di bacino che sta facendo in questo momento stia facendo interventi che sono come dire conformi al piano e quindi di messa in sicurezza idraulica del fiume. Sì, ti parli come un architetto però, agi pazienza, gli altri siamo cerispanti ma siamo tre ragazzi irresistibili e vi abbiamo portato a vedere la chiesa di Soglio perché non l'abbiamo ancora detto. Da questa chiesa ci muoveremo per un itinerario idealmente alternativo e vi portiamo a vedere il paese abbandonato di Costa di Soglio. Costa di Soglio, esattamente, che è praticamente sulla verticale di questa chiesa, esattamente qui sopra, un paese diciamo abbandonato dagli abitanti da parecchi anni, direi da parecchi decenni, che è rimasto quasi intatto e credo che sia una cosa interessante, poi man mano vedremo. Sì, andiamo subito a vederla ragazzi, andiamo. Come dicevamo, la giornata fa schifo perché sennò avremmo potuto vedere qualcosa di più, però le immagini che Lorenzo vi porge sono straordinarie perché documentano questo vecchio paesino di Costa di Soglio, dico ben Rinaldo? Esatto, esattamente. Allora, noi possiamo dire che da questo paesino gli abitanti sono emigrati verso le Americhe? Sì, sono sostanzialmente la maggior parte emigrata verso le Americhe, alcuni sono scesi verso il fondo valle seguendo in qualche modo la strada di molti paesi della collina che man mano si sono svuotati a seguito. Tanto andiamo che sotto abbiamo delle bellissime immagini. Sci che ogni scorcio è interessante, di caffè allora hanno ameggiate, ti vedi? Botti probabilmente, questa era un'antica cantina, ma che è una casa? È una casa anche molto, molto grande, in una serie, una schiera insieme ad altre case, sempre su questo percorso che era una strada di assoluto interesse di transito diciamo nell'antichità, la famosa strada comunale del Dente appunto che va su al passo del Dente tra il Monte Ramaceto e il Monte Dente appunto. E che era anche dalla dimensione eccetera una specie di strada di grande traffico diciamo probabilmente dal 1600 in avanti ecco diciamo come indicazione temporale. Senti, da che parte andiamo per vedere? Andiamo verso la parte bassa, verso diciamo il nucleo forse più caratteristico e poi magari vediamo anche la parte più alta. Qui può anche continuare a vedere se Lorenzo le riprende delle alcune particolarità, ecco, vedete per esempio alcuni quel servizio appeso. Ecco. E quello Franco suggeriva, vedi Franco con il microfono che le mucchi. No, forse lo vede Lorenzo, quel gabinetto in aggetto di legno, vedi? L'hanno utilizzato, sono cose che fanno pensare che proprio i servizi qui erano limitatissimi. Ecco, se vengo a Sarigues, da chi devo va a finire idealmente? In questa parte, qua sulla destra, abbiamo il canale di Isolona e praticamente nella nebbia di fronte abbiamo l'abitato di Isolona dove c'è la sede comunale di Orero. Come vedete è molto scosceso, nel senso che questa è proprio una costa, cioè un filo di costa dove sto costruito e a destra e a sinistra di questa costa ci sono veri e propri strapiombi. Insomma. Allora, continuiamo un po' senza interruzione, Lorenzo, se ti caffè, perché è veramente affascinante percorrere idealmente questo. Vieni, Lori, con la telecamera.
È veramente affascinante percorrere questo sentiero in mezzo al paese. Chi lo che sta ci nisce? Chi lo che ci abita più nessuno. In questa parte qui, come vedete, sono tutte case fatte in Ardesia, non c'è nulla che non sia Ardesia, praticamente a parte qualche intervento successivo. E ci sono degli scorci, direi, assolutamente suggestivi. Vieni a vedere, Lori, vieni a vedere questa meraviglia. Se ti metti vicino a noi riesci... Questa cosa mi ha fatto immaginare un minimo di socialità, questa strada qua. Mi dava l'impressione, cioè, di incontrare gente che qui era l'unico momento in cui potevano parlarsi. Sì, sì, io direi dopo che avevano atteso i loro lavori faticosissimi. Certamente, io direi che adesso qui in questa piazzetta, se Lorenzo la riprende, forse ci riusciamo a rendere conto. Questo è un lavatorio. Questo è un lavatorio, sì. Vedi? Sì, questo è la gente si metteva così. No, ma ti faccio vedere, vedi? Esci, ti aveva sempre tagliato, quello lì voleva a piastra, dove astrigiava quello lì lo lavatoio. Ma è straordinaria questa cosa qui, devo dire che il posto è veramente estremamente bello. Bello, bello, bello. Questa è una fontana, l'acqua c'è? Sì, l'acqua. Proviamo un po'. Eccola. Lasciala un po' accesa che ci prendiamo una golata. Una golata, lasciala un po' a che se ne vediamo in agguato.
Siamo tornati a Costa di Soglio ed è stato un privilegio portare Eddie e Vittorio. È una cosa quasi splendida, però viene la disperazione di vedere un posto così grosso, grande, case grandissime e abbandonato totale. Ma guarda, ha una storia triste questo posto. È una storia che ci ha raccontato Rinaldo, l'architetto Cavagnaro, la prima volta che venimmo qui, e poi ce l'ha confermata anche Casoni. In questi paesini, fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, venivano degli strani personaggi con in mano dei biglietti per dei bastimenti che veleggiavano verso il Sud America. C'erano le prime navi a vapore, come si dice, no? E vendevano, praticamente regalavano questi biglietti di viaggio in cambio dei certificati di proprietà di questi posti, dicendo che però se questi signori si presentassero tutti i mesi il giorno tale a versare il pagamento a rate di questi biglietti non sarebbe successo niente. Sarebbero rimasti proprietari. Sono partiti dei paesi interi lasciando esattamente all'interno tutto ciò che c'era. Infatti abbiamo visto superletti, piatti, bicchieri, addirittura la prima volta che venimo c'era la dispensa con ancora delle cose molto vecchie dentro. Poi che cosa succedeva? Che quando magari quel particolare giorno alla bocca nel Bartal dei Tali questa povera gente si presentava col denaro che era il frutto del loro lavoro per pagare la rata, non trovava nessuno. Sì. E quindi che cosa succede? Succede che le proprietà passavano di mano. Passavano di mano. E diciamo che non voglio essere disastroso in questa cosa, ma molti capitali di tante banche liguri si sono fatti così. Era già una truffa in partenza. Ci hanno insegnato come si fa d'altronde. Questo paesino naturalmente è un borgo di crinale perché è proprio su un dosso che arriva giù dal fondovalle, che probabilmente prosegue andando oltre, arrivando a Ramaceto, arrivando dietro le nostre spalle. Ed era un paesino fatto già praticamente da cavatori d'Ardesia, perché tutte le case sono fatte di Ardesia. È pietra nera, sono fatte con... naturalmente c'è anche dell'altra pietra, ma sono tutti, come si dice, rifiuti estrattivi, perché già ovviamente 1000 anni fa, fin dalla notte dei tempi, si cava l'Ardesia qui in Liguria, è cominciata a Lavagna, da cui prende il nome, e poi tutti i monti. Recuperato, giustamente, veniva riusato. Serviva per costruire, no? Ci sono dei portali eolitici, ci sono dei magnifici archi fatti tutti come quello che abbiamo lì di fianco, che è bellissimo. Le case sono straordinarie, purtroppo dalla prima volta che venimmo, saranno passati 10 anni, devo dire che l'ingiuria del tempo ha fatto molto, perché questa per esempio, che era intatta, intonsa, si sta cadendo a pezzi. Sta cadendo a pezzi, si è veramente incrinata in modo... Ormai purtroppo non c'è più niente da fare. Perché anche l'Ardesia si sgretola di conseguenza. Certamente, poi immaginatevi che qualche scossoncino, magari qualche botta di terremoto ogni tanto. A me piace Giumeco. Bellissimo, nella sua povertà, nella sua struttura, è ancora visibile. Come hanno faticato questa gente, come hanno fatto lì. Ci sono delle pietre che pesano quintali, dove le possono aver prese e portate qua, perché come ce l'hanno messa poi queste pietre? L'hanno messa come un frutto da fatica. Ce n'è però, una lassù che è enorme. Certo, però... Questo portale qui, rotondo, così è l'unica cosa intera che c'è. Sei a 2 quintali quella pietra. Più che meno. Allora vi diamo qualche immagine di Costa di Soglio e purtroppo ci rammarichiamo del fatto che se questo paesino fosse in un altro stato sarebbe conservato gelosamente come testimonianza di un passato operoso. Purtroppo siamo in Italia dove le opere d'arte ti dà in caso che ne sciorta del tutto, def arte.
E allora, vabbè, facciamo ancora qualche immagine, d'accordo? D'accordo. D'accordo. D'accordio. Ricominciamo. Ricominciamo. Mm-hmm.